We had a fire. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video classifica in cui vi dirò 10 cose che si possono fare in Giappone, però per noi italiani probabilmente sono un filino stranucce. In ogni caso, prima di iniziare questo video vi ricordo che ho un canale a cazzo in cui faccio delle live, quindi per favore iscrivetevi anche al mio altro canale, lasciate un bel mi piace e adesso iniziamo con questa classifica. Allora, al primo posto ho messo il tachi yomi. Tachi in giapponese dal verbo tatsu vuol dire stare in piedi, yomi dal verbo yomu che vorrebbe dire leggere, quindi tachi yomi è proprio l'azione di stare in piedi e leggere, e questo lo vedrete fare probabilmente in molti convini o anche librerie in cui vedrete un sacco di persone che sono in piedi intente a leggere un libro e magari se lo leggono anche per 10-20 minuti senza comprarlo lo ripongono e escono. Questa è una cosa davvero che si può fare in Giappone, non vi dicono niente perché lo fanno praticamente tutti, e se c'è un giornale che non vogliono che leggete di solito lo rilegano, ecco, in quel caso non potete aprirlo se c'è magari un po' di scotch che magari lo tiene chiuso, però nella maggior parte dei casi molti libri potete leggerli senza neanche comprarli. Oddio, io una cosa che sinceramente non ho mai fatto, a meno che non ho fatto magari uno shooting per un giornale che non volevo comprarlo, non mi è mai capitato di fare questo tachi yomi, mi sento molto a disagio. Numero 2, quando qualcuno starnutisce non dovete assolutamente dire salute, ma anzi dovete fare assolutamente finta di niente, e in Giappone funziona così. E se c'è una ragazza, magari siete in un date, non sta bene magari fare finta di niente, magari ditele che è carina, che vabbè, ditele kawaii, che va bene, non so perché, però in Giappone funziona così. La terza cosa che potete fare in Giappone ed è ok è il fatto di bere per strada. Infatti non ci sono regole che impediscano al pubblico di bere per strada. Oddio, non sta benissimo camminare mentre bevete, però se vi sedete su una panchina eccetera non c'è nessun problema, anche davanti ai combini potete farlo. Questa è una cosa molto utile perché magari quando ci sono i fiori di ciliegio la gente va a fare hanami, ossia a bere sake, o comunque va a bere alcol sotto gli alberi di ciliegio mentre ci sono i petali che cadono, è una cosa bellissima, anche se c'è da dire che adesso in alcuni parchi come il Shinjuku Gyoen non vi permettono più di fare questa cosa. In realtà a me era successo che avevo portato dell'alcol, non che lo volessi bere, però ce l'avevo casualmente nella mia borsa, me l'hanno trovato perché c'è il check quando entri, però mi hanno detto che se non lo bevo, prometto di non berlo, posso entrare nel parco. Quindi vedete, è una cosa bellissima secondo me del Giappone il fatto che la gente non ci sia questa cultura del fregare, e quindi la gente non pensa neanche che voi direste una bugia, perché la parola di un giapponese spesso ci rimette la faccia, quindi non vuole andare contro la sua parola. Questa è una cosa veramente che insomma molti paesi e molte persone dovrebbero imparare. La quarta cosa che potete fare in Giappone è fare rumore mentre mangiate il ramen o la soba, e questo per due motivi: da una parte fa sembrare quello che mangiate più succulento e più buono, e dall'altra è anche perché spesso comunque il ramen viene servito molto caldo, e quindi se voi lo mangiate facendo così diciamo che si raffredda un pochino e allora è più facile da mangiare. Però una piccola nota, c'è da dire che se andate in qualche ristorante francese o italiano e magari ordinate degli spaghetti, non fate quel rumore perché in quel caso è visto come maleducazione. Funziona così. Poi spesso questi ristoranti sono anche gestiti da stranieri, quindi diciamo che non sta bene. La quinta cosa che potete fare in Giappone è prendere la ciotola in mano e mangiare così. Infatti le ciotole sono spesso fatte quasi proprio a perfect size per poter essere impugnate con le vostre mani, e magari ci sono spesso i donburi che sono il riso con sopra magari varie cose, che può essere il gyu, quindi la carne di mucca, oppure il maguro don con il tonno, oppure ce ne sono altri come il mio preferito per esempio il chirashi don, che c'è un po' di sashimi vari. Voi potete berlo e tenere la ciotola in mano, è perfettamente ok. La sesta cosa che potete fare in Giappone, questa è con le zuppe, potete bere direttamente dalla ciotola, come per esempio la zuppa di miso, oppure anche il ramen. Magari se volete fare qualche sorsino potete berlo così direttamente dalla ciotola, non è maleducazione, un po' come facevano Belle e la bestia nel film Beauty and the Beast. La settima cosa che potete fare in Giappone, questa in realtà se avete visto il mio video delle 10 cose per cui potete essere arrestati un po' mi contraddico, se non l'avete visto andate qui, ve lo lascio, però questa è tecnicamente illegale, che sarebbe dormire all'aperto. Però quello che volevo dire è che se anche dormite all'aperto potete essere arrestati,
Però non dovete avere paura che vi derubino, perché praticamente potete lasciare praticamente il portafoglio qui, il cellulare dall'altra parte, stare lì a dormire nel bel mezzo della notte embriaghi, e sarà veramente difficile che verrete derubati. Il Giappone, devo dire, su questo è un paese molto sicuro. Forse anche per un discorso di fortuna, perché in Giappone per esempio c'è la credenza che se tipo, non lo so, voi vedete dei soldi per terra e li raccogliete, comunque per quanti soldi possano essere non saranno i soldi che vi cambiano la vita. Quindi se voi li raccogliete vi siete già giocati la vostra fortuna, mentre se voi non li raccogliete magari qualcosa di più grande e fortunato vi capiterà. Comunque questo non vale solo per i giapponesi, infatti ho letto di recente la news di questo straniero che ha riportato l'intero mese di pensione a un signore che l'aveva persa, e quindi vedete, e quindi questa è una cosa molto bella. Fatelo anche voi, se vedete una persona che magari perde dei soldi per strada o fa cadere qualcosa, riportategliela, perché insomma è bello che il mondo giri nel modo giusto, secondo me. L'ottava cosa, questa è il fumare nei ristoranti. In Giappone ci sono ancora molti ristoranti, zakai e anche snack bar, in cui o c'è l'area sfumatori oppure tutto il bar vi permette davvero di fumare. Comunque questi ristoranti che permettono di fumare sono molto diminuiti ed è una cosa che mi fa davvero piacere, perché se voi vi ricordate, io avevo fatto anche un video sul fumare in Giappone e perché a me dà così fastidio che si possa fumare nei ristoranti, per un discorso proprio di nomikaie, per il fatto che comunque quando ci sono le cene di lavoro, che poi però in Giappone più che cene di lavoro sono più ubriacarsi coi colleghi, infatti già il nome nomikai, nomi vuol dire bere dal verbo di nomu, quindi è praticamente un posto in cui ci si ritrova per bere e più non posso. E vi ho spiegato come, se magari c'è un vostro boss che fuma e vuole l'area fumatori, probabilmente il dipendente che sta sotto, per rispetto del suo capo, deve andare nell'area fumatori anche se lui non vorrebbe. È un discorso abbastanza complicato. Se volete vedervi il video completo, l'ho girato a Venezia e ve ne parlo, anche se devo dire che è stato un po' frainteso, perché è molto difficile riuscire a spiegare dei concetti che sono così inseriti nella cultura giapponese, che è così diversa dalla nostra. È una cultura diversa dalla nostra, e chi siamo noi per criticarla? Potrebbe andare meglio? Sicuramente sì, ma non sta a noi decidere come migliorare il Giappone, ecco. C'è da dire però che non potete fumare per strada, e quando ho visto il post di questa stronza che si è messa a fumare per strada mi ha dato proprio fastidio, e sinceramente l'idea di essere là proprio sopra il cartello non fumare, farti la foto da mettere su Instagram dove sei lì che fumi, mi ha dato davvero fastidio, perché ti ha fatto sembrare uno una sfigata, non solo per le persone che ti stanno attorno ma anche per le persone che ti vedono su internet. Quindi ragazzi, se volete fare le fighette, non fate come questa qua, perché assolutamente non è da fighi, è proprio da sfigatissimi. Questa è la mia opinione. Censuro il nome, ma vi assicuro che è un'italiana e ne ho parlato anche con altri italiani in Giappone. Sono gli stranieri così che rovinano il Giappone, veramente schifo. Restatevene nel vostro paese se dovete venire in un paese, e non rispettarlo, perché se volete viaggiare la prima regola è rispettare quel paese, assolutamente. Comunque non fatemi dire altre cose, se no veramente partirebbero degli insulti. La nona cosa, questa è il fatto di chiedere le informazioni. Ve l'ho già detto nel video della pulizia, però in Giappone più che chiedere informazioni agli sconosciuti è buona cosa chiedere informazioni direttamente ai poliziotti. Ci sono infatti dei posti chiamati Koban, delle piccole stazioni di polizia, in cui voi potete chiedere informazioni su dove andare. Cioè proprio il poliziotto ha detto che conosce benissimo la zona e vi saprà sicuramente indicare come arrivare nel determinato posto che volete andare. La decima e ultima cosa, questa è una piccola curiosità che riguarda i vigili del fuoco. Se avete un anello che non riuscite più a toglierli, potete andare dai vigili del fuoco e vi aiuteranno a toglierlo. C'hanno proprio dei macchinari speciali che vi possono aiutare. Vabbè ragazzi, spero che queste 10 cose vi abbiano suscitato un po' di interesse, spero che vorrete saperne di più su questo paese. Grazie sempre davvero per vedere i miei video e vi ringrazio davvero di cuore. Un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. いらっしゃい。はい、お待ち。
うまさは音に出る大橋の麺が